Ho il piacere qui accanto a me di ritrovare il Presidente dell'Innovazione Giuseppe Zollo. Presidente, benvenuto alla sesta edizione del premio. Ci eravamo lasciati l'anno scorso, alla quinta edizione, e la prima cosa che mi viene da chiederle è: cosa è cambiato in un anno nello scenario dell'innovazione in Campania, visto che lei presiede un punto di osservazione privilegiato? È cambiato in una cosa importante questo scenario, perché per la prima volta nel giro di quest'anno non soltanto si è compreso che bisogna farla innovazione, ma si è compreso che bisogna farla insieme, cioè bisogna farla mettendo insieme le amministrazioni pubbliche, i soggetti intermedi che si occupano di collegare tra loro le imprese, come questa Confindustria, i soggetti che si occupano di animare il territorio con delle attività di incubazione o di tutela dei beni intellettuali, come fanno i parchi scientifici e tecnologici, e le università con i loro centri di trasferimento tecnologico. In questo anno lo sforzo di Campania Innovazione è stato di costruire una rete di collegamenti tra questi progetti, tra queste istituzioni, e fare in modo che queste istituzioni non fossero autoreferenziali, ma cominciassero a dialogare e a mettere insieme le proprie competenze. Quindi c'è una maggiore coscienza che essere individualisti non serve, ma fare rete è meglio. Non solo non serve, penalizza. Cioè, se nell'innovazione io voglio agire da solo, come nel mito del cavaliere solitario nel selvaggio West, vado incontro molto probabilmente a un fallimento. Non esiste innovazione se non all'interno di un ecosistema che è possibile, che rende favorevole lo sviluppo dell'idea, perché l'innovazione non è soltanto l'idea. L'innovazione dopo l'idea significherà organizzazione, significherà ricerca di finanziamenti, significherà ricerca di partner, significherà sviluppo industriale, significherà acquisizione di lavoratori competenti, significherà ricerca di mercati esteri. Tutto ciò non può stare nella testa di un imprenditore o di un geniale inventore. Deve stare all'interno del territorio, nei servizi che questo territorio riesce a generare e a mettere a disposizione delle imprese. Quindi possiamo dire che in un anno è cambiato l'approccio, la cultura aziendale delle persone che fanno azienda, che fanno impresa, che fanno imprenditoria. Cambiare è un nome troppo ambizioso. Diciamo che abbiamo avviato la battaglia del cambiamento. C'è una sensibilizzazione maggiore. C'è una sensibilizzazione maggiore e c'è una percezione che forse questa è l'unica strada percorribile. E questo fatto è molto importante. Diciamo, quello che ci aiuta pure è il fatto che stiamo in crisi, perché quando la situazione è florida e comunque il passato consente di avere dei ritorni, delle rendite, perché cambiare? Perché innovare? Allora bisogna far capire che innovare, sapere innovare, significa mettere l'asticella delle aspettative un po' più alte. Significa che uno innova perché vuole conservare qualcosa di profondo. Io dico sempre: innovare non è fine a se stesso. Uno innova per conservare che cosa? La propria identità, il proprio patrimonio di competenze, la propria storia, anche la propria capacità di vivere in questo luogo invece di emigrare. Però per non morire devi guardare al futuro, per poterla tramandare alle generazioni successive. Esattamente. Quindi far capire che innovare è forse il modo migliore per conservare la nostra identità e le nostre tradizioni, questo non è facile, perché c'è la tendenza ovvia, direi, che è meglio vivere sulle sicurezze passate, anche se queste sicurezze passate si frantumano ogni giorno sotto i nostri occhi.
Quindi alla fin fine il paradigma la crisi genera opportunità non è proprio sbagliato. Assolutamente no. È stimolante per darsi da fare e rimboccarsi le maniche. Esattamente, è stimolante perché in qualche modo spinge le persone a non addormentarsi sui successi passati. E allora io ringrazio il professor Zollo di essere stato con noi e soprattutto io spero che l'anno 21 ci ritroviamo qui alla prossima edizione del premio, che potremo dire che la cultura d'impresa è cambiata, proprio a affermarla anziché dire c'è stato un cambiamento di approccio, di sensibilizzazione. L'anno prossimo verrò per dire cose, i passi avanti che sono stati fatti. E infatti speriamo che siano più radicali nella coscienza degli imprenditori. Perfetto, la ringrazio di essere state con noi e ci vediamo fra poco con i prossimi ospiti.